Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. È appena passato il 25 aprile, caro Beppe. E noi veniamo a festeggiare il giorno dopo. Al di fuori di tutto il giro di gente, di discorsi, di tanta retorica che c'è stata. Bravo. Oggi veniamo a omaggiare il 25 aprile. In silenzio. Però? Se c'era quella telecamera in un posto del genere, che è un sacrario ai caduti della Seconda Guerra Mondiale e alla Resistenza, di fronte a un bellissimo palazzo della prefettura, che è costruito da Palazzo del Governo, da chi? Da chi è stato costruito? È uno dei più grandi architetti, ti prepari prima, no, vieni qua e che ne sai da chi è stato costruito? I grossi architetti che sono stati in Italia. Chi è? Ad esempio ha costruito a Firenze la stazione di Santa Novella. Chi è? Michelucci. Michelucci. Di fronte a questo bellissimo palazzo di Michelucci, sì. Questo sacrario. La memoria è un po' meno mata perché non si legge più la scritta. Abbiamo fatto qualche tentativo di scrivere la penna col pennarello, però dopo è veramente osceno. Anche coloro i quali vengono qua a commemorare questa giornata, che si trova davanti questa cosa, veramente fa pena che non si abbia un soldo, un euro, per riscrivere così come si deve. Togliamo le lettere in non so che materiale sono ferro, ottone e così via, e scriviamole per bene, o rimettiamole per bene. Non penso che sia una grossa spesa. Anche questa. Perché viene il nuovo Altalano il 25 aprile, tutti si riempiono la bocca, giustamente, la memoria di una pagina non drammatica, le vittime. E sono d'accordo anch'io che tutti i giovani ricordano quello che è stato però, l'Italia, quello che è successo tempo, nel ventennio. In un anno di tempo nessuno è in grado di fare questo, rimettere almeno le lettere. Bravo. È veramente penoso questo, veramente penoso. Però chi dovrebbe farlo? Non lo so, questa sicuramente è un'area comunale o Palazzo della Provincia. Sì, Palazzo della Provincia. Palazzo della Provincia, quindi è un'area provinciale. La provincia non c'ha i soldi. Vabbè, ma qui non è problema di quest'anno, è problema di tanti anni sì, no? Perché questo non è successo. Però lo sai che è stato chiuso un ponte là a Broglio, tra Broglio e Castroncello? Sì, l'ho visto. Perché è anche lì. Pericolante. Pericolante, non c'è al momento anche le risorse. Se non si fanno i lavori neanche a Ponte Buriano, esatto. Poi si passa più. Si parla Cassina poi. Esatto. E poi dopo i ponti vicini, quali sono? Capolona. Esatto. E Valdarno. Esatto. E Terra Nuova. Quindi non c'è un ponte sull'Arno poi che sia transitabile da mezzi pesanti. Questo perché si vuole abolire gli enti, poi non si aboliscono. E gli si tagliano i fondi da anni e anni e anni. Non si fanno le dovute analisi in queste strutture. E ora strutture. Si vede la differenza, perché quando la provincia aveva i fondi, le strade provinciali, cioè regionali, ma di competenza provinciale, erano tenute bene, ora vedi che sono tutta una buca. I ponti si chiudono, le scritte della memoria non si rimettono a posto, e non è colpa certamente della provincia, se non gli si danno più i soldi da anni e anni. Cioè, capisci che ci si riempie la bocca di slogan. Me l'hai copiato un po' più uguale. I tagli della politica. Sei entrato nella mia testa. I tagli di che? Slogan, chiacchiere, primarie, secondarie, terziarie. Facciamo tutto. Abbiamo anche e poi molto vicino delle strutture e delle istituzioni, no? Che io sono delle quali mi piacerebbe sapere quanti ci lavorano, che cosa fanno, però quelle non interessano a nessuno. L'importante era riempirsi la bocca con le province, le circoscrizioni, che chissà quanto ci costavano, no? E che erano però vicine alle istanze. Si parlava di accorpare anche le prefetture, vediamo un po'. Accorpiamo le altre prefetture. Hanno accorpato le camere di commercio. Sì. Tutto vasto. Esatto. E poi si scoprirà che le cose non funzioneranno. Per forza, perché se non sei nel territorio e c'è una presenza del territorio, esatto, te non puoi più arrivare dappertutto. Poi territori spesso anche che sono in conflitto, magari di interesse. Bravo, esatto. Specialmente la Toscana. La Toscana, poi vai a toccare, no, i campanili. Sì, eccetera. Sì. Ci vediamo domani. Ciao.